E poi c'è questo bellissimo cofanetto che sembrano quelli che si usavano. Ops! Quelli che si usavano nei film tipo Maria Antonietta, Maria Antoine. Allora, tutte. Che profumo! Ma infatti anche il rossetto sembra quello di Maria Antonietta. Ma alcune sono più piccole e alcune più grandi. Che spettacolo! Senti come brucia, Leone, se te lo dai. Cosa mai fatto? Come? Dattelo. Brucia, fa sì. L'effetto ghiaccio. No, brucia. C'è l'acido ialuronico. Sì, è stupendo. È bellissimo. C'è una crema. Guarda che l'hai detto. No, guardate che bello il burro cacao. Sembra finto. Sembra quelle cose dal sapore antico. Che dire? Grazie. La scatola è stupenda. Grazie. È iniziata la Quarta Repubblica. Ascoltatelo. Guardatevela. Ascoltate tutto quello che dice. Si risita che c'è Porro. Artigiani e imprese ha fatturato zero, se no la pentola verrà soltanto tanti innumerevoli cadaveri italiani che speravano che l'acqua scendesse di temperatura. Scusate la drammaticità di questa affermazione, però il punto in cui oggi noi ci poniamo è che il governo ha deciso questa seconda fase, ma come l'ha decisa? Quando potremo finalmente uscire da questo? Ora in diretta. Avrà riduzioni di fatturato così importanti nel futuro? Se tutto dovesse comunque andare bene? Beh, se tutto dovesse andare bene, noi stiamo ipotizzando con un'impresa, con un'azienda almeno il 35% di diminuzione, ma devo dirle, in lockdown così è una fantasia assoluta, cioè finché non si riparte non si capisce. Io prima ho cercato di dire i meccanismi sociali, perché ci sarà molto di ognuno di noi, quello che succederà lo vedremo nel corso del mese di maggio se le date sono queste, però comunque rilevo che perdere il 35% di fatturato, che secondo me è per il 2020 ottimistico, rilevo che è catastrofico poi per tutta quella serie di mestieri, di industrie